Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo qui alla baia di Cornino a fare un giretto. Al momento sono in vacanza, ma voi che guardate i video ovviamente penserete: ma questo ragazzo è sempre in vacanza? Beh ragazzi, il semplice fatto che comunque tendo ad uscire e a registrare video solamente nel periodo delle vacanze, e quindi quando sono libero non perdo occasione per poter registrare e comunque poter uscire con la moto. E siamo a dicembre, gli ultimi video che avete visto sicuramente in moto ancora mi trovavo ad agosto, adesso abbiamo fatto un salto temporale e ci troviamo a dicembre, quindi siamo alle vacanze natalizie, è passato un po' Natale e sta arrivando la fine dell'anno. E quindi questo ragazzi, insomma, mi diletto a fare un po' di video quando ne ho tempo, in quanto quando lavoro ovviamente non ho tempo per gestire questa cosa, il che mi dispiace tantissimo perché i video che sono su YouTube rappresentano un pochettino i miei ricordi e sto cercando di coltivare questa mia passione di YouTube nonostante i vari impegni, i vari casini che la vita ci mette davanti. E quindi non perdo occasione ovviamente per poter fare dei video, anche se potrei fare di più sinceramente, però al momento non riesco per i vari impegni lavorativi. Il fatto che il lavoro mi porta via veramente tantissimo tempo, durante l'arco della settimana ovviamente non ho mai tempo per registrare video perché sto tutto il giorno a lavoro, e quindi la sera ovviamente non ho l'energia che possa servire per creare nuovi video. Anche se non in moto, magari video in stile vecchio, come sicuramente avrete visto sul mio canale, ci sono anche video fatti da desktop, da computer, da macchina, e insomma c'è un po' di tutto, dove mi diletto un pochettino a parlare di un po' di tutto. E ultimamente mi sono cimentato in un argomento che sicuramente in futuro farò qualche video, che parla appunto di, riguardante il mondo dell'informatica, parla del mondo dell'intelligenza artificiale, cosa che mi affascina parecchio e che credo che sia un po' il futuro che ci aspetta, in quanto queste cose stanno facendo veramente dei passi da gigante e si stanno uscendo fuori in questi mesi tante di quelle figate che veramente mi hanno lasciato un po' a bocca aperta, ovvero diversi software che utilizzando l'intelligenza artificiale sono in grado di fare veramente delle cose che prima magari erano impensabili. E il fatto che ultimamente anche Microsoft abbia acquisito parte dell'OpenAI, del famigerato software per l'intelligenza artificiale, il che fa promettere veramente bene, un po' tutti i colossi del mondo dell'informatica si ci stanno buttando dentro a capofitto, e quindi sinceramente credo che sia un po' il futuro di queste cose. Sì, ma dici, ma che c'entra col mondo delle moto questa cosa? Perché me lo stai a dire? Mentre che guidi la moto, praticamente il mio carattere è molto variopinto, ovvero ho diverse passioni, tra cui anche quello dell'informatica, come potrete vedere sicuramente sul mio canale. Le mie argomentazioni variano da moto, auto e tecnologia un po' in generale. E quindi niente, io volevo fare quest'ultimo video per parlare un pochettino con voi e farmi compagnia in questa mia avventura cittadina di oggi. Fa abbastanza freschetto, il tempo fa schifo, è sempre nuvoloso ultimamente e il sole tende a starsi dietro le nuvole. Purtroppo anche qui ogni tanto fa freddo e siamo nel periodo di dicembre attualmente, sta finendo quasi l'anno e fa abbastanza freschetto ovviamente. Però nonostante tutto non ho voluto fermare la moto, ho preferito comunque tenerla sbloccata in maniera tale che nel tempo libero possa comunque divertirmi e scassare un pochettino con la mia moto e andare un pochettino a fare giri senza senso per la mia città.
divertendomi. E niente ragazzi, quest'anno che è trascorso non mi posso lamentare, alla fine dai, ne sono uscito vivo. È stato un anno di sorprese per me, e di belle emozioni e anche di cose negative, purtroppo. Un po' tutti nelle nostre vite viviamo i nostri drammi, però comunque sia, dai, alla fine spero che il 2024 sarà migliore, anche se vabbè, si dice così, però secondo me sono tutte cazzate, perché comunque alla fine cambia solamente un numeretto, non cambierà la nostra vita, la possiamo cambiare solamente noi con le nostre azioni e non un numeretto. E quindi ragazzi, niente, io farò di tutto per mantenere questa mia passione, ovvero di portare nuovi contenuti sul mio canale, non solo moto vlog, ma tenderò anche a portare tipologia di video diversi. E spero che in futuro riuscirò a mantenere questa mia passione per l'informatica, cioè per YouTube e tutto quello che circonda YouTube, appunto. Quindi vorrò sicuramente fare dei video un po' diversi rispetto ai motovlog, anche se ne ho fatti diversi e comunque alla fine sì, hanno riscosso successo tra virgolette, però non hanno avuto tutte queste grandi visualizzazioni. E sinceramente anche vedendo il periodo invernale che mi aspetta, sicuramente tenderò a fare dei video un po' diversi e tornerò a parlare di informatica e spero di fare dei video interessanti soprattutto sul mondo dell'intelligenza artificiale, perché ho scoperto diversi software che veramente mi hanno lasciato a bocca aperta. Non vi spoilerò nulla, spero che avrete modo di vedere il video e voglio condividere con voi appunto un po' tutte queste sfaccettature della mia vita in un unico canale, anche se diverse persone che fanno youtuber come mestiere me l'hanno comunque sconsigliato, nel senso che comunque mi hanno consigliato di fare video che parlino di un solo argomento, ovvero concentrarmi su un unico argomento e non spiazzare 10.000 cose. Ma a me piacciono diverse cose nella vita e quindi tenderò a parlare di diverse argomentazioni, magari differenti tra di loro, che per variare un pochettino il tipo di video e il tipo di argomento che tratto sul mio canale, cosa sconsigliatissima da fare per chi vuole aprire un canale YouTube profittevole. Però ragazzi, ve l'ho detto, io alla fine faccio queste cose solamente perché mi piacciono, poi se c'è qualche guadagno ben venga. Se volete sostenere questo canale ragazzi, vi invito a lasciare un like a questo video e iscrivervi al mio canale. Sotto troverete tutti i link delle mie varie piattaforme. Se avete qualche dubbio potete benissimo lasciare un commento qui in basso al video se volete sostenere il canale, così aiutate anche l'algoritmo di YouTube a far pubblicizzare un pochettino i miei video. E niente ragazzi, io alla fine ci sto provando a, nelle varie cose che faccio durante l'arco della mia vita, ci sto provando anche a diventare non un youtuber professionista, ma comunque a ritagliarmi la mia fetta su questa enorme piattaforma di YouTube, perché è una cosa che mi piace fare, l'informatica mi piace e girare video è una cosa che mi piace parecchio. Però ho scoperto che per mantenere viva questa cosa bisogna perderci veramente una marea di tempo che non ho e purtroppo non posso più dedicare a questa piattaforma. Però comunque sia, nel tempo libero non mancherà occasione per fare queste cose, per fare questi video, editarli, pubblicarli e sperare che comunque siano carini e vi piacciono. Per il resto, io ragazzi,
Ho voluto fare questo breve video per farvi i miei auguri e augurarvi un buon 2024, ragazzi, che questo anno nuovo porti tante belle cose un po' in tutte le nostre vite, sperando che ovviamente che sia sempre migliore del 2024, del 2023, e che ci porti tante cose belle. Ora, come potete vedere, già sono le 5 meno qualcosa di pomeriggio e sta praticamente diventando buio. Purtroppo nel periodo invernale qui ovviamente fa buio prima, mi manca tantissimo l'estate, io adoro l'estate, spero che ritorni prima possibile, perché sinceramente già sto morendo dal freddo e sono stanco di questo inverno, diciamo, che seppur qui in Sicilia non è che sia tanto rigido, però comunque si può comunque uscire in moto, ci possiamo ancora permettere di andare in moto, uscire e via dicendo, però io preferisco l'inverno, cioè preferisco l'estate, perché le temperature sono più gradevoli e si può soprattutto andare al mare, cosa che mi piace tantissimo fare nel tempo libero, e spero che comunque ritorni a più presto l'estate, più presto possibile. Facciamo una sgasatina, ragazzi, con la mia Arnettina. Mamma mia, non so se dal video ve ne siete accorti, ragazzi, ma ero di seconda o terza, non lo so, e mi è scivolato un pochettino la ruota dietro di accelerazione, ragazzi, e quindi vabbè, piccoli dettagli. Le strade qui adesso sono un pochettino umide, quindi bisogna stare un pochettino attenti, perché siamo vicinissimi al mare e come vedete il colore dell'asfalto mi sembra che sia un po' brilluccicante, ovvero un po' bagnato. Sinceramente tenderò a spalancare il gas un po' meno in questa parte del tragitto, perché l'asfalto non mi fa tantissima simpatia e non vorrei cadere. E niente, ragazzi, io ho fatto questo video un po' random per fare un giro insieme a voi e spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, vi abbia fatto piacere ascoltare un po' di parte della mia vita e soprattutto vi auguro un buon 2024 ancora, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video e un caro saluto da Simone Giardina e da Moting Planet. Ciao ragazzi, ciao ciao.